Una frase che si dice sempre, che è uno degli stimi più forti che avete mai avuto, però in realtà questa volta è vera, cioè la Chiarete propone una serie di titoli veramente molto importanti. È molto interessante vedere questo grande equilibrio. Come ci avete lavorato? Ed è solo una parte del listino perché in qualche modo arriviamo fino a gennaio, poi ci sono tanti altri titoli che arriveranno più tardi. Ma diciamo sempre come dire, un misto di film italiani, quest'anno sono particolarmente, ce ne sono parecchi, cominciando dal film su Vasco Rossi, dove qui racconteremo che abbiamo intenzione di fare un evento in diretta via satellite il 5 di settembre e poi la programmazione per 2 settimane comincerà il 7. Dunque un film su Vasco raccontato da lui che racconta le sue origini con immagini inedite della sua giovinezza. Poi saltiamo al film in 3D, mancava solo un genere, il titolo lo dice tutto, Sex and Zen 3D, la via Zen per raggiungere il sesso, vediamo cosa ci insegnano gli orientali. È un film che pensiamo per un pubblico più giovanile, come dire, per un pubblico da ragazzi da Notte di Leoni che vanno a vedere con la scusa del 3D un film appunto un po' stuzzicante. Poi un film molto importante, attesissimo, un debutto però di qualcuno che è già conosciuto sia al pubblico cinematografico che televisivo, che letterario, cioè Ivan Cotroneo, che è stato il creatore di Tutti i pazzi per amore, lo sceneggiatore tra gli altri, di Mine Vaganti, nonché scrittore di successo, che ha tratto dal suo libro La criptonite nella borsa, questa commedia che racconta la storia di un bambino e di una famiglia nella Napoli degli anni 70, per cui una Napoli molto colorata e questo bambino che viene affidato a due zii particolarmente moderni e scapestrati che passano da, come dire, situazioni post-hippie, autocoscienza, balletti e musiche di hip hop. E poi abbiamo film di genere come il film di Guillermo del Toro, Don't Be Afraid of the Dark, Non avere paura del buio, che negli Stati Uniti esce con la Miramax a fine agosto. Passando per il nostro film di Natale, che è un film francese, ambientato in una fabbrica di cioccolata. Appunto c'è un proprietario di questa fabbrica, è una ragazza che fa cioccolatini, due imbranati che si innamorano, il film si chiama infatti Emotivi Anonimi perché tutte e due vanno a chiedere aiuto a degli psicologi perché hanno questa difficoltà a relazionarsi l'uno con l'altro o comunque con l'amore. Qui ci sembra particolarmente adatto a Natale. Poi gennaio ci sarà, possiamo sapere qualche anticipazione? Ma guarda, ti butto là, abbiamo un seguito per così dire di Funeral Party, cioè degli stessi sceneggiatori di Funeral Party, diretto da Stephen Elliott, che è il regista di Priscilla. Lo stesso tono, lo stesso commedio, in questo caso si chiama A Few Best Men, cioè I testimoni dello sposo, poi troveremo un titolo. Ed è appunto la storia di questo matrimonio in Australia, dove questo ragazzo inglese si porta i suoi migliori amici che combinano un sacco di guai e di casini il giorno delle nozze, proprio quando il padre della sposa, che è un importante proprietario terriero, ci tiene moltissimo, insomma, quelle situazioni un po' imbarazzanti che si creano in quelle situazioni lì. Un altro titolo è il titolo di Balaghero, Sleep Tight, Mentre dormi, in pratica, cosa succede mentre dormi, un film più da un tono suspense thriller. Direi, non voglio annunciare oltre.